Il presidente Kennedy era consapevole dell'importanza della fiducia, ma anche dell'importanza della felicità. Una volta, durante una conferenza stampa, un giornalista gli chiese di definire la felicità ed egli fece riferimento ad Aristotele e alla definizione di felicità: utilizzo dei propri poteri lungo i confini dell'eccellenza. Per i greci si poteva essere felici solo in una società che funziona davvero, in un mondo che funziona davvero. La prosperità che tiene conto di tutte le abilità umane può svilupparsi solo in un sistema politico che funziona davvero, un sistema politico che sia cioè trasparente, in cui tutti vengano trattati equamente, in cui si viene giudicati sulla base dei propri meriti e non sulla base del proprio aspetto o di chi si conosce, e soprattutto perché si pensa al futuro e non soltanto ripensando al passato. Una delle peggiori tentazioni e forse la forza distruttrice peggiore della felicità è l'avidità. Come mio padre Robert Kennedy disse durante la campagna presidenziale, per troppo tempo abbiamo rinunciato all'eccellenza personale, ai valori della comunità, semplicemente per accumulare beni materiali. Se giudichiamo il nostro paese solo in base al PIL, beh, allora diverranno importanti anche cose come l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette o le ambulanze che rimuovono i cadaveri dalle nostre strade, e diverranno importanti anche le serrature delle porte e le prigioni di chi cassina queste porte. E allora diventeranno importanti anche quei programmi televisivi che osannano la violenza per vendere giocattoli ai nostri figli. E invece il PIL non assicura la salute ai nostri figli, non assicura la qualità della loro istruzione o gioia ai loro giochi. È l'intelligenza della pubblica amministrazione che conta, è l'integrità dei nostri amministratori che conta. Perché il PIL non misura la nostra arguzia, il nostro coraggio, la nostra saggezza, la nostra cultura, la nostra compassione e la nostra dedizione al paese. Misura tutto tranne quello che davvero rende la vita degna di essere vissuta. Abbiamo consentito alla nostra cultura e alla nostra politica di pensare solo all'accumulo della ricchezza per pochi e non al bene di tutti e non alla felicità di tutti. Se la politica è distorta, il nostro paese soffre. E la sfida del XXI secolo è quella di risvegliare una politica caratterizzata dall'impegno per tutti, perché si possano creare delle istituzioni degne di fiducia e una cultura che promuova gioia e felicità per tutti. Il termine greco che significa idiota, idios, significa individuo, una persona che non partecipa alla vita pubblica. Sono certa che qui non ci sono degli idioti, ne sono certa. E come voi sapete e come diceva John Kennedy, noi dobbiamo far sì che tutti possano partecipare. Tutte le nazioni dipendono da virtù che nulla hanno a che vedere col denaro: coraggio, sacrificio, onore, dovere, stoicità e verità. Queste sono le virtù essenziali di una democrazia e nessuna di queste virtù può essere acquistata. E questi valori si sono persi, entrando in un mondo in cui si pensa che l'avidità sia cosa buona. Invece la nazione deve instillare queste virtù e questi valori di generosità. Quindi ho dovuto imparare fin da piccola che perseguire la corruzione è difficile. Quindi, quando si vogliono fare cose difficili, bisogna affrontare dei pericoli. E mio padre decise di combattere la criminalità dicendo:
o loro si impossesseranno del paese oppure ci impossesseremo noi del paese. Ma egli diceva che in qualità di procuratore generale, se vuoi che il paese si fidi di te, innanzitutto devi perseguire i cattivi che sono i tuoi nemici, devi perseguire chi viola la legge, anche se queste persone sono dei tuoi amici. Ed era assolutamente convinto di questo. E quando Richard Nixon ebbe problemi durante la sua presidenza, scelse mio padre come procuratore generale e come legale di parte. Per questo, appunto, perché era riuscito a dimostrare che si può spezzare la corruzione. È difficile, ma si può fare. Quindi era disposto ad andare contro la criminalità organizzata, l'FBI. Quindi, sicuramente, se mi chiedete cosa ha fatto la mia famiglia, sicuramente ha cercato di combattere la criminalità. E poi, altro aspetto della fiducia, dare opportunità a coloro che non sempre hanno queste opportunità. Nel mese di giugno del 1963, due neri, due persone di colore, volevano entrare all'Università dell'Alabama. Una di loro era Vivian Malone. George Wallace, who was governor at that time, stood at the schoolhouse door and wouldn't let them in. Dell'epoca, impedì loro di entrare. E disse: a noi non importa del merito, a noi non importa che siate intelligenti, voi siete di colore e non vi faremo entrare all'università. Quella sera il presidente Kennedy disse: i diritti civili sono una questione morale. Qualcuno mi ha chiesto prima: la politica può essere morale? Deve essere morale. E quella fu la prima volta che un presidente disse che i diritti civili sono una questione morale. E in quel discorso egli disse: voi, uno di voi, voi bianchi, fareste a cambio con una persona di colore? Tu che sei bianco ti metteresti nei panni di un nero? E quello, a mio avviso, portò poi alla legge sui diritti civili del 1963. Egli quindi parlò alla nazione non con termini antisondanti, ma con termini pratici, dicendo: fai finta di essere nero, pensa cosa sarebbe non poter andare a scuola. Che adesso è il momento che un tedesco dica: sono italiano. Because what if you're going to have a united Europe, perché you have to put yourself in other people's unita, shoes, even dovete if mettervi it's not popular. Nei panni degli altri, anche di persone understood. Che non sono ben volute. E Kennedy lo aveva capito. With African Americans, lo aveva fatto con gli afroamericani, lo fece con i tedeschi, si occupò dei diritti delle donne, dei gay, cambiò la legge sull'immigrazione in modo che potessero arrivare da noi emigranti da tutto il mondo. Adesso, se venite negli Stati Uniti, abbiamo tante persone che arrivano dal Bangladesh, dall'India, dal Pakistan, dall'Africa. Quindi da noi ci sono persone che arrivano da tutto il mondo, non soltanto con origini europee, quindi c'è sì discriminazione, ma anche tanta energia, perché l'immigrazione porta energia. E allora, come si costruisce, come si crea la fiducia? Ve lo ripeto. Uno, eliminare la corruzione. Ci vuole tempo, è dura. Due, you do the other thing that's tough. You fate tutto ciò che è duro, che è difficile. Pensate a quelli che sono i reietti della vostra società e mettetevi nei panni di quella persona. Non dite: io sono meglio di lui o di lei. Mettetevi nei suoi panni. E tre, ci vogliono obiettivi grandi, ambiziosi. E uno di questi obiettivi, ne abbiamo parlato a pranzo, è stata l'Unione Europea. Quando mio zio, il presidente Kennedy, fu assassinato, mio padre era distrutto. Aveva perso suo fratello e aveva perso qualunque motivo per vivere e non sapeva più che fare. E sono stati due giorni terribili.
Many people from around the world ecco, were coming, tante persone arrivavano da tutto il mondo, abbiamo dovuto organizzare il funerale, abbiamo pensato a Jackie, al suo futuro. E il giorno del funerale mi scrisse una lettera dalla Casa Bianca said, Dear Kathleen, e mi disse, cara Kathleen, you seem to understand that Jack died and was buried today. Che tu abbia capito che Jack è morto as the oldest of the Kennedy grandchildren, sepolto. Come you have a special responsibility to your family. Tu hai una grossa responsabilità nei confronti della tua famiglia. Sii gentile verso gli altri. Lavora per il tuo paese. Ama con tanto amore tuo padre. What an extraordinary gift. Un dono meraviglioso. My father could have been, as many people would be in his position, mio padre he could have been bitter, avrebbe and potuto angry, essere arrabbiato, and full of resentment. Avrebbe potuto essere pieno di risentimento. And if he had, e se così fosse stato, for the last 50 years, our family would have been spending our time trying to figure out what happened in avrebbe Dallas, cercato and di capire bitter, cosa era and angry, accaduto and a full Dallas, of resentment. E saremmo stati tutti arrabbiati e pieno di, e pieni di risentimento. E questo avrebbe cambiato l'eredità che egli ci ha lasciato. Invece, egli ha parlato family, di attenzione e amore per la famiglia, ha parlato di gentilezza, ha parlato di lavorare per il paese, ha parlato di amore e questo ha trasformato la nostra famiglia e credo abbia anche trasformato l'intero paese. E allora, se pensate al significato di Europa, certo, potete pensare all'amarezza del passato, potete fare quello che ha fatto John Kennedy a Berlino, quello che ha fatto mio padre quando è morto suo fratello. Non pensate al passato, ma pensate al futuro. E pensate a come potete creare, realizzare un futuro migliore. E pensate a quello che ci aspetta e non a quello che ci siamo lasciati alle spalle. Come mio padre disse a Berkeley nel 1966, la storia vi giudicherà e col passare degli anni anche voi giudicherete voi stessi per come avete utilizzato i vostri doni per migliorare la vita degli altri. Quindi il futuro è nelle vostre mani, non è nelle mani del primo ministro o del presidente, è nelle vostre mani mettere a frutto il vostro spirito. E questo forum è proprio su questo argomento, non rabbia, non amarezza, non il passato, ma un futuro luminoso di fiducia per tutti voi. Grazie.